È il big match di giornata, una partita attesa da tempo e che per noi arriva dopo quasi 2 mesi di stop. La fame del lupo è tanta, allora non resta che scendere in campo e lottare fino all'ultimo minuto. Dallo stadio Romagnoli di Campobasso prende il via la 7ª giornata del campionato nazionale dilettanti, girone F. Questa è Campobasso Notaresco. Le squadre si stanno adesso accingendo all'entrata in campo. Comincia la sfida regina della stagione. Marchionni, vertice alto dell'area di rigore, Marchionni, il passaggio in mezzo, Raccichini costretto a una parata plastica e dal calcio d'angolo un tiro cross di Marchionni davvero insidioso. Esposito scambia ancora con Banzan, c'è spazio lì sulla sinistra, il passaggio in mezzo, Cogliati, ancora Cogliati, un palleggio, riesce comunque a controllare il pallone, la rimette in mezzo, Esposito al limite dell'area, il tiro di Esposito ribattuto dalla difesa. Menna, il velo di Cogliati può servire Vitali, Vitali atterrato, Vitali, e qui c'è il cartellino rosso, rosso. Notaresco in 10, atterrato Vitali che si stava involando verso la porta, e al minuto 14 espulso il difensore Teramano. Fischia l'arbitro. Parte Esposito, il pallone si alza sulla traversa. Parte adesso Frulla, il tiro direttamente in porta, si alza sulla traversa. Il nostro numero 10 parte Esposito, guarda però il movimento di Cogliati! Pietro Cogliati! Il Campobasso passa in vantaggio al 24esimo del primo tempo! Un gol fantascientifico! Con il numero 10, il fantasista Vittorio Esposito, che serve il professore, e pallone sotto il set, si sblocca il risultato a Romagnoli. Candellori serve adesso al limite Esposito, 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 il passaggio in mezzo e la palla che esce di un soffio dallo specchio della porta. Candellori ancora, Campobasso che ancora si riporta vicino all'area di rigore con Esposito, la sterzata, Esposito! Sciba in calcio d'angolo, grande tiro di Vittorio Esposito. Attenzione adesso con Banegas, il tiro alto sulla traversa. Banzan su Bianciardi, parte adesso il cross di Banegas, il pallone in mezzo, miracolo di Raccichini. Cogliati, serve Brenci, dal limite Brenci, non riesce a inquadrare la porta. Lo scambio con Dos Santos, attenzione Dos Santos in aria, Dos Santos cade a terra, per l'arbitro è rigore. Per l'arbitro c'è calcio di rigore e c'è anche il cartellino giallo su Menna. Fischia l'arbitro, la rincorsa di Banegas, l'1-1 del Notaresco. Con il quarto gol in stagione di Banegas. Fabriani sulla destra, guarda al centro, crossa verso Cogliati che aveva stoppato il pallone. Cogliati davanti a Sciba, l'arbitro però ha fischiato. Adesso la chiusura del primo tempo, si concludono questi 45 minuti con l'1-1 tra Campobasso e Notaresco. Al gol di Pietro Cogliati risponde il rigore di Banegas. Esposito, serve Cogliati, Cogliati entra in area, Cogliati il sinistro, Pietro Cogliati, è sempre lui, doppietta del numero 9, il Campobasso rimette subito le cose in chiaro, vantaggio rosso-blu al secondo minuto del secondo tempo. Vitali, pallone sulla sinistra, Banzan, si muove Candellori, viene servito invece Vitali, il tiro di Vitali smorzato, esce alla sinistra di Sciba. Rosso per mister Cudini, che si era lamentato di questo ritardo probabilmente nella rimessa laterale. Mister Cudini esce dal campo, espulso all'ottavo minuto del secondo tempo. Vitali
Cogliati sulla tre quarti, si guarda attorno, poi tira Cogliati, il pallone viene braccato da Sciba. Ecco, poi ancora Bontama, il pallone però torna, attenzione, in possesso di Vitali. E qui secondo l'arbitro c'è la simulazione da parte di Pablo Vitali, mentre invece c'era, e infatti è proprio così, espulso Vitali per simulazione al 22esimo del secondo tempo. Campo basso in 10, si riequilibra il numero di giocatori in campo. Vittorio Esposito sulla sinistra scambia con Vanzan, Esposito entra in area, Esposito, il tiro di Esposito deviato da Gallo. Esposito, Vanzan largo sulla sinistra, Candellori, il passaggio per Menna che guarda la porta, Sciba, ancora Menna, c'è Cogliati, attenzione, batti e ribatti, e c'è lui, chi se no Pietro Cogliati, il 3-1 del campo basso, saltate sui divani, si abbracci chi può, il campo basso ne fa 3 e segna ancora Pietro Cogliati. Adesso però c'è Marchionni, un po' di spazio del notaresco sulla tre quarti, si muove Dos Santos al limite del fuorigioco, Marchionni pensa al tiro, lo fa adesso, la palla esce comodamente sul fondo, Vanzan, Esposito d'esterno verso Cogliati, non c'è fuorigioco, Cogliati può pensare di puntare alla porta, Cogliati si muove all'interno dell'area, il tiro di Cogliati! Poker del campo basso, c'è soltanto un uomo in area di rigore, Pietro Cogliati, e ci sta deliziando questa domenica, asse, Esposito, Cogliati, il mancino di Pietro, e il 4-1 del campo basso al 35esimo del secondo tempo. Pericoloso per tutta la gara, ancora Esposito intanto qui, che continua a servire palloni preziosi, Vanzan, vicinissimo al 5-1 il campo basso, lo scambio con Candellori, Vanzan entra in aria, viene recuperato da Cancelli, l'arbitro fischia, adesso la fine, il campo basso giganteggia il nuovo Romagnoli, battuto 4-1 il notaresco, un protagonista Pietro Cogliati, autore di 4 gol, insomma una domenica da incorniciare, questa ripresa delle ostilità, questa ripresa del campionato ci vede ancora sorridere